La seconda parte del settimo film di Harry Potter, che non è il secondo film perché è diviso in due, la seconda parte del primo film, vabbè, lo sai, ricomincia con il grande quesito. Come facevano a sapere del piano? Chi ci ha tradito? Ma non è che Mundungus... Traditore! Traditorissimo! No, l'idea dei sette potte era sua, ma i Mangiamorte erano confusi, così confusi da vadarsi da soli quando hanno visto l'attacco dei cloni e l'attacco dei potte. E che se tradisci non gli dice la parte fondamentale del piano? Inventata da lui? Se poteva pure inventata da lui. Beh, giusto. E allora, non è che qualcuno si è lasciato sfuggire qualche cosa? Ma no! Siamo tutti guardie aurore espertissime! Chi mai avrebbe potuto... Non dovevo dirlo! Harry pensa che sia stato Hagrid, che parla sempre troppo, e cerca di svagare. Mo non è importante chi c'ha la colpa. Io ve voglio bene, eppure voi a me. Oh, Harry. E poi non è colpa tua, Hagrid. Tranquillo, lascia perde. Allora di chi sarà? Sapessi, poi te lo dico. No, di Momo. Io ci avrei perso un orecchio, eh. C'è scappato il morto. Tuo padre si è fatto incrucia proprio da quelli a cui voleva bene, te vorrei ricordare. Andiamo a fare quello che è, su. Te sto di tutti sti pezzetti, perché poi la rivelazione finale è piena di roba. Anche le piccole cose che non penseresti mai. Anche rimarcare sta cosa della bacchetta, che ha fatto come gli pare, è importante, lo dice anche qua Harry. Che non c'entro niente! Ma invece tutti... Grande Harry! Gli sei sfuggito un'altra volta, gli ha respinto l'incantesimo. E la scusa dei nuclei regge più, regge più. O sei proprio forte, o lui è veramente colui che viene sopravvalutato. E Harry continua... Non sono stato io! È stata la bacchetta! Ma dai Harry, non ti cazzate! Unplayed! Signori, sette film, sette volte che questo dice qualcosa e non gli credono. Basta con sto cliché. Pure stavolta? Seri? Seri? Sirius? Sì. Vi giuro è così, credetemi. Non lo so. Mandato a morire avadati. Nessuno gli crede mai, tranne Silente. Silente gli avrebbe creduto. Quello dei libri, perché quello dei film gli avrebbe dato pure due pizze. Cambio scena, altri flashback, che sono un recap del film prima. Ma perché metti sta roba e non metti i discorsi? Tipo o le scene quelle di prima o le cose che vede al posto di sto recap. Non me scende film. Dai, sei partito bene. Minutaggio buttato a caso e poi le cose serie. Voldemort che sbrocca Ollivander, perché era lui il prigioniero di Villa Malfoy che hanno rapito all'inizio dell'altro film. E lui che ha rivelato i segreti dei nuclei gemelli a Voldemort. Sotto tortura, piccolo angelo. L'avete messo bravi, ma solo un frame. E buttano il tempo po' spiegone, ma perché? Per i vecchi, Cristina. E poi manca il pezzo di Gregorovic. Ambulanza. Comincia a parlare dei regaletti del buon... Vabbè, va. Favola passa. Voldemort ora sta cercando Gregorovic perché gli serve qualcosa. Magari un'arma che prima non aveva. Una profezia? No, se vado ai fabbricanti delle bacchette. Che cosa può essere? Pocketi pocketi wocketi wack. Abra cabra dabra nad. Che sia una bacchetta. Harry si sveglia. Era già sveglio, perché Flash ha pure da sveglio ormai. C'ha la connessione proprio fortissima, soprattutto quando Voldy sei in casa. E se dà. Ma dove cazzo vai? Non se dà manco per niente. Scena filler de Ron motivatoron. Ma che Harry serve Ron? Che è quello più dubbioso tra l'altro di sta storia. Ron è uno che se lamenta, almeno per adesso. Poi c'è la crescita del personaggio. No, c'è sta un pezzetto così, ma Harry gli dice: siete sicuri? E loro: già t'avevo detto, Harry. E poi c'è il pezzo appunto d'Hermione che spiega la roba del Mad in Black che ha rovinato i genitori. Una riga del libro che ci hanno fatto la scena. Pensa quanto ci abbiamo pensato, Harry. No che, namo noi due. Ma dove cazzo andiamo noi due? Bravo Ron! Che Hermione rappresenta il 77% doppio numero magico del cervello della banda. Ma cosa dici, Harry? E poi c'è il matrimonio. E in teoria pure la cena del compleanno tuo, dove arriva il ministro. Che io prego i Perevel che ci sia qua la scena, Ma ce ne sta per forza. Ci stanno le successioni, l'eredità, roba fondamentale. La mammina ci tiene tanto che siamo presenti tutti. E sti cazzi! Ti slumaco la vita, Harry! Scus! Ma c'ho la fregola di trovare gli Horcrux. Ma c'hai la traccia! C'hai ragione! In fondo tu solo aspetta 4-5 giorni, oh capisco. E invece no, qua è scemo. Ma tu cazzo vai che la traccia addosso? Ma torna in quel rudere pericolante. Non prima però di sparare altre boiate filler. Quando Silente ha distrutto l'anellino con una pietrina particolarina, e tu il diario del muori, Voldemort deve averlo sentito. Sì, ha senso. Ma no, Voldemort quando spacchi gli Horcrux non se ne accorge.
non se rende conto. Infatti se ne renderà conto a un pezzo particolare e si caga sotto. Se no raddoppierebbe le difese su tutti gli Horcrux. No, ma che davvero? Perché mandate in vacca così le cose? Allora Voldemort è cretino, lo sa dal secondo film che gli stanno a sfondare gli Horcrux. Ma che se preoccupa a fa? Ti stanno spaccando gli Horcrux. Sì, ma niente di serio. Lascio tutto com'è. Sti cazzi, mando una Gini a fare i giri da Gina. Ma vabbè, dove stanno sti Horcrux? Silente ti avrà dato qualche direttiva, eh? Avrei passato tutto l'anno passato a fare un piano dettagliato nella ricerca degli Horcrux e come distruggerli. È vero Harry? Affidiamo la nostra vita a te con gioia, sia io che Hermione, la ragazza che amo. Dimmi Harry, dimmi. Amichettino mio. Cambio scena, matrimonio. Ma come matrimonio? Oh no, hanno messo sta scena filler e non le cose serie. Io ne faccio, devo dire le cose. Spieghino numero 4. Tutti dentro la tana durante i primati del matrimonio vogliono sapere sti tre che devono fa. Perché Silente gli ha detto a Harry de fasse i cazzi sua. Non so se è chiaro, Silente razzi. Tranne che coi suoi due migliori amici. E quindi lui non ha detto a nessuno degli Horcrux. Soli contro il mondo, la squadra di Horcrux. Ma tutti continuano a fargli domande. E Molly più di tutti. Perché non finite la scuola? Il pezzo di cartabus. Silente ci ha dato i compiti. E quali sono? Segreto. Io e Arthur abbiamo diritto di saperlo. Ti abbiamo cresciuto come un figlio. Anche se ce ne hanno sfregiati due veri dei figli. Per te. Signora mia, statistica è piena così dei figli. Già glielo dissi, poteva chiudere le gambe. Lascio cucchiarella. Scus. E Molly, madre standard starter pack. Ricatti morali, spigni sul pedale dell'ingratitudine, Harry. Dopo tutto quello che ho fatto per te, merito di saperlo. No. E poi quelli sono maggiorenni. Ormai possono prendere le loro decisioni. Se te lo vogliono dire, te lo dicono, ma non te lo diranno. E tu non ti accollare. Vivi la tua vita da massaglina e non vivere attraverso i tuoi figli. Ok, lo accetto, bus. Se è così che mi ripaghi per tutto l'amore. No, scusa, surrogato di madre. E allora dimmi che dovete fare. No. Il piano della signora Weasley, allora, è dargli tutte cose da fa per sti preparativi, separandoli, così che non si possano preparare per la partenza di sta missione, datagli da Silente. Combatti il lavoro minorile con il lavoro minorile. E quindi, tra dadda magna e galline, pulisci qua e rassetta là, che però io non ho mai capito. O potete fare due secondi che la magia, rassetta ta, dadda magna e galline ta. Tranne Harry per ora, perché è ancora minorenne. E giorni lavorano incessantemente, e nessuno gli dice, oh! C'hai rotto i coglioni! Fate le elfi domestici se dobbiamo lavorare ogni minuto. Potevo stare 5 minuti 5 seduti a parlare? Chiedo troppo? Hai ragione, scusa Harry. Dopotutto io sto preparando un matrimonio, nonostante tutte le restrizioni imposte dal circolo del pollo magico, per la tua protezione. Tua! Che manco sei figlio mio. Ma comunque io t'ho trattato sempre come tale, perché TVP. Ma mi rendo conto che sei un ingrato bastardo, figlio di colui con cui ci famo il lardo. Vado a innaffiare i cespugli farfallini. Oh, bravo. Poi, come ti ho detto, c'è il compleanno di Harry, dei 17 anni, diventa maggiorenne, maggior Harry. Ron gli regala un libro su come rimorchiare le streghe che gli avevano regalato Fred e George. E mi ha fatto tagliare sto pezzo perché lui si vanta. Tutto fiero lo dice, ma hanno regalato loro. Fiero dei riciclai regali. E gli Weasley gli regalano ad Harry un orologio d'oro. Damn, it feels good to be a gangster. N'ha capito? O vedi? Sempre a piagna miseria. E poi orologi d'oro. Ma è una tradizione che i maghi maggiorenni ricevono un orologio d'oro. Voi siete comprato corretto. Reddito di Cicastello, di la verità. Lo dicevo io. Truffatori! Lucius paga le tasse pure per voi. Ed Harry ripensa a malocchio. Mannaggia che è morto. Lo so Harry, un regalo di meno. Il regalo di Hagrid invece è un mochessino. E che? Una borsetta in cui terrà tutta roba. La presenta la borsa di Mary Poppins. Ok, finita la cena. Ci doveva sta il ministro e non ci sta. Si arriva al matrimonio. Becca Harry col vestito Emporio Babbani, tiè. E un'altra gazzetta del profeta che continua a spingere contro Silente. Silente, sotto sotto, era freebooter? Editoriale di Rita Skeeter. No, questo no, cazzo, Insieme alla pubblicità del suo nuovo libro che sta per uscire, Vita e menzogne di Albus Silente. Ancora primo piano sul necronologio de Dodge. E lo dicono proprio, bravi. Sbamma Jimmy di nuovo, che non ce vuole sta, che Harry l'ha accannata. Mi chiudi la zip? Io non dico niente, guarda. Ma forse ho capito dove vanno a parare. Il pezzo dove si baciano. E infatti George passa e non gli frega niente.
Ma sì, Harry, più per culo mi sorella che un giorno la lascia in altra ribaci. Che me frega, tranquillo. Invece doveva passare Ron, a cui invece gli frega. E se incazza con Harry, e fa pure bene secondo il punto di vista suo. E che cazzo, che fai, la lascia e mo la ribaci, fa come te pare. Ma è stato un attimo di debolezza, l'ha baciata perché gli vuole bene Harry, mica me. Allora va bene, gazzebone per il matrimonio. Ed ecco il ministro. Oh, scrismo, scrismo, scrismo. Ce l'hanno messo. Ma era meglio al compleanno, perché lui gli dice proprio: al compleanno tuo? Sì, auguri, quella roba là. Vabbè, che vuoi? Un po' di rispetto per il ministro. Mi scusi, che cazzo vuoi? Sai benissimo perché sono qui. E calla, pure questo vuole sapere degli Horcrux. L'eredità. Silente va lasciato la roba. Ma Silente è morto un mese fa. Ve la siete tenuta tutto sto tempo per controllarla. Non avevate il diritto. Lei è la signorina Granger? Hermione Granger? Senti, adesso te sterco d'asticello. Io vengo da Fiano Babbano, hai capito? Io ti oblivino l'esistenza. Vieni fuori, c'ho la bacchetta in borsetta. Ti faccio vedere io come mi chiamo. Ministro della magia de sta pluffa. Io te avado. Muffliata de qua a bocca. Dai, Ermio, calma, dai. I nati babbani so così. Scusate, scusate. No, hai capito? Perché sto fiodendoxi! E basta! E comunque potevamo trattenerle! Perché secondo la successione magica, comma quello, paragrafo quell'altro... Ambiente! Ma il comma quello e paragrafo quell'altro è stato pensato per impedire ai maghi di tramandarsi oggetti oscuri. E comunque ci dovrebbero essere prove schiaccianti, schiantesimanti. Quindi lei sta insinuando che Silente possa aver lasciato a qualcuno oggetti oscuri? Ma stiamo scherzando, sono accuse molto gravi. Vabbè, non sei una popolana mezza babbana analfabeta funzio magica. Non te posso fregare con ste stronzate. Io sono Erbione e faccio rima con ragione. Gne gne. 10 punti a Grifondoro. Saputella Blood, la conoscenza è potere. Sì, abbiamo fatto come ci pare. Scusa, ok? Silente ha lasciato la roba a Harry, ovvio. Ma pure a Ron e Hermione. Ora, io capisco Harry, ma tu Ron, che ci azzecchi con Silente? Niente, ci avrò parlato mezza volta. Ma ti voleva un sacco bene invece. Non fare il modestino, imbecille, state zitto. Eppure a me, dicevo che ero tanto intelligente quanto sporca mezzo sangue. Rapporto strettissim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 o. Pareamo in carcere armusati insieme. Me devi credere. Non è come pensi, non è come leggimenti. Vabbè. E quindi via con le ultime volontà di Albus Ulfric Brian, nato dai cioccorane sese. Lascio a Ronald McDonald. No, Ronald Bilius Weasley. Bilius, ah! E c'avevi pure il coraggio di via per culo volo, son. Era mio zio, quello che aveva visto il gramo e poi è morto subito dopo, che dicevo al terzo libro e che fece cagare sotto Harry sta storia, perché l'appunto l'aveva visto pure lui, anche se era Sirius e tutto a po'. Ma infatti mi sa che mio zio non è morto per gramo, Era anche andatissimo de cervello. Durante le feste se facevo uscire massi dei fiori dal culo. Non mi invento niente. E questo quando c'è stava col cervello. Quindi il gramo erano tutte cazzate, dai. Ron! Scusa, dai, ed è più faceva scena. La smettete di interrompere la più alta carica istituzio magica? Per cortesia? Forse, se ci va, qualche problema. Ron, a te lascio il... deluminatore. Ok, deluminatore, spengi le luci. Ok, spengo il dispositivo luce salotto. Roba rara, oh, anzi unica. L'ha inventato Silente, se vede dal film unissimo. Mica gotica, The Destal. Oh mio crop, lo vendo subito, vali sordi veri. Me lo tengo. Com'è che t'ha lasciato? Dimma la verità. Perché non mi sono portato il Verità Serum? Guarda che è un oggetto babbano modificato, Se proprio te lo modi tutta. È un ascendino che se guatta le luci, È proprio modificatissimo con la magia Arthur Wesley style. Potrei confiscartelo. E fammi vedere il garage di tuo padre un attimo. Era lo spruzzolino del suo cuore, così mi chiamava, ti giuro. A Hermione Jean Grey, la felice, Fanny reincarnata. O vedi che X-Men, stesso doppiatore. Granger. Ah, ok. Lascio un libro. Ma porco Grindelwald. Ok che mi piacciono i libri, ma così mi sento stereotipata. Anche a me farebbe piacere un vestitino ogni tanto. Sì, le fiabe di Beda il Bardo. A Harry James era un maiale potte. Il boccino che prese alla sua prima partita di Quinfritz. Ma come? A Ron una sigaretta elettronica coattissima e a me una palletta. Famo cambio un po', t'attacchi bus. Il ministro gli porge il boccino in attesissima che Harry lo prenda. Hermione capisce. No, Harry sta buono! Ma troppo tardi. Harry l'ha preso. E niente.
Quanti ne abbiamo oggi? 31. Delusione di Screechmore. Perché? Che mi sono perso? Fate una ricordella che poi te lo dico. Tutto qui? No, t'ha lasciato pure la spada di Godric. Oh, mo se ragiona. Stacco tutti i rubini e asciorgo subito. Manta Adamo. E allora, io vedi? Ancora che stiamo a parlare? Ladri! È un oggetto appartenente a Godric Grifondoro e a tutti i Grifondoro degni. La proprietà non è di Harry. Guarda questa magistratura. Questa magistratura. Le toghe rosse e oro Grifondoro. Fanno come gli pare. E poi la proprietà è di Harry. La spada era perduta, è stato il mio cliente e strallava dal cappello. Ci sono i precedenti. Agli atti il caso Excalibur. Oh, e va? È inutile tanto. La spada non ci sta più. Ma non è vero, ce l'avete! Ma è una copia! E manco lo sapete! E comunque pure se fosse sparita, non glielo diresti a Harry. Screechmoon è incazzato con Harry e gli sbrocca pure qua. Gli punta la bacchetta contro. Gli buca la maglietta. Perché lo vorrebbe dalla parte sua, da parte della politica, che però pensa più a dire ai cittadini quello che vogliono sentire. Va tutto bene, la trattativa stato-morte, ma di che? Però ha abolito il 41 e 3 quarti bis, perché era inumagico, piuttosto che dire la verità. E Harry lo schifa, perché lui è l'uomo di Silente, sempre e comunque! Matrimonio, Lupin cane da guardia Auror. Harry si appropinqua ad entrare, col boccino che lo segue. Ma che? Il boccino se lo lasci se dà. Ciao sfregiatino. E Harry lo richiappa. Ma che è una citazione al padre, perché lo faceva lui. Ma soprattutto, ma dove cazzo va questo con la faccia sua? Lui pie i capelli di un babbano carotino e se fa chiamare Barney Weasley, il cugino Barney. Cioè, capito? Dopo tutto il bordello per tenerlo nascosto? Ma te pare che se mostra così ai Lovegood per dite che saranno bravi? Ma tocca stare attenti, l'indesiderabile numero uno. Ma li mortacci vostra. E io ci credevo pure nel firmo. Vabbè, dai, la festa comincia. Gradisce un po' di caviale di marciotto? Grazie. C'è l'olio di platano però, Dentro il gazebone si balla roba che starebbe benissimo con gli Hobbit. E chi là? No! E vediamo Hagrid con Madame Maxime. Ma non mi pare che ci stava il matrimonio. C'era il compleanno, che tra l'altro siccome c'era pure Charlie, gli chiede di Norberto. Te lo ricordi Norberto dal film 1? Se scopre che fine ha fatto. Che fine ha fatto Norberto? Vuoi dire Norberta? Se ha fatto questa scelta a me va bene uguale. È mio figlio e io lo amo comunque. No, era una femmina già prima. E come lo sai? Sono molto più cattive. Cheat. È una citazione vera, non mi invento niente. Is this sessismo? Può essere. E c'è anche Luna, che è stata invitata un po' perché amica e un po' perché so vicini di casa di Weasley. Ciao Luna. Ciao. E Rapanelli in da lasciati. Eccoli. Pure i Rapanelli, che sono prugni e dirigibili in realtà, aumentano l'accettazione dello straordinario. Bravi che avete messi. Ma perché dovete rovinare tutto che frasi a cazzo? Ho interrotto un pensiero? Perché vabbè dai, hai capito male, dillo su per favore. Sei rimpicciolisce. Che palle. Le frasiegine io vogliono far di. Non capisci? Vogliono fare in modo che le ragazzine, quelle alternativine, vogliono dargli un'eroina. Ragazzina, se sei eccentricina va bene. Tutti siamo unici e ne siamo fieri. Anche tu puoi essere come Luna. Puoi essere come lei. Anche se mai detto che poi lei è ancora più swag. Riconosce Harry nonostante la pozione polisucco dall'espressione. Ma hai capito Luna? E invece frase filler. Insieme a lei c'è il padre Xenophilius Lovegood. Xilofono, citofono, rettilofono. No, la madre non c'è, perché, ricordiamolo, è schioppata. E dicono pure il pezzo che l'ha mozzicato un gnomo, quelli che abitano nel giardino di Weasley. E il film mi risale. Bravi. Gioca con i miei sentimenti sto film. Azza, t'ha morso uno gnomo. Vai al sammungo. Pucio de Felix, amore. La saliva di gnomo porta grandi benefici. Yeah. Levate la potestà di Luna subito a questo. Perché? Fa disinfettare. Lovegood fa sapere a Harry che nonostante tutti i giornali ora sono filo mangia morte, il Cavillo, la rivista con una rispettabilità da qua fino a Boba Tonks, che ha portato alla luce innumerevoli gomblotti che il ministero teneva segreti, del tipo le scie chimiche magiche le fanno le Nimbus. E soprattutto i Nargilli manovrano Voldemort.
Maledetti narcilli! Insomma? Insomma che? Il cavillo? È dalla tua parte! Ah beh, che rivistone! Allora sono sereno! In tutto questo, Harry nota un simbolo particolarino indossato da Xenophilius. E so proprio loro, gli Illuminati. Signori, se sono svelati! E i rettilofoni, i rettiliani e gli Illuminati, e dai, Rowling, c'hai da dirci qualche cosa? Non so gli Illuminati! E che so? Poi te lo dico, anzi, te lo dice Krum! Ma infatti, dove sta Krum? Cioè, l'ha invitato Flor, no? Sono diventati amici al tempo del torneo Tre Muori, anche se l'ha sbragata malissimo nel labirinto, ma lei è una che sa via! E Krum è importante! Perché vedendo Xenophilius Lovegood, riconosce il simbolo! Lui è il primo che ne parla! Il simbolo dei regaletti del muori di Grindelwald! Di chi? Grindelwald! Non lo so. Gardaland? Oh 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 Grindelwald! E Krum tira fuori proprio la bacchetta perché gli vuole partire a Xenophilius! N'ha capito? E da qui Harry capisce dove aveva già sentito Gregorovich, vedendo la bacchetta di Krum e ricordandosi della pesa delle bacchette prima del torneo. Ma tanta la scena non la misero, quindi. È il fabbricante delle bacchette di Doomstrang, di quella parte là del mondo. Perché come Ollivander c'è sta Gregorovich e non lo so, basta. Solo sti due hanno detto. Krum, tagliati! Krum non c'è proprio questo film, c'è! E no film! E no! Tra l'altro hanno tagliato pure i Tonks, che è la famiglia della Cor, quella de Flor, Fleurina, te la ricordi? Gabrielle, innamoratissima di Harry! La madre, ma che senso? Che è una vela, è una creatura magica, una donna bellissima che si trasforma in un coso che t'ammazza, una specie di arpia. Niente, le vela non te le vogliono far vedere. Film, mi avevi illuso. Tra l'altro Krum vede pure Ron e Hermione che ballano e gli via male, porello. Sei pure simpatico, mi dispiace per Hermione, ma sono 7 film che sono appresso, cioè, frate. Chi è Zere invece quella? Non so buono a far umano, paro africano. Indicando Ginny. Ritiro tutto, bus! C'ha ragione, Ron. Non ci si può fidare di te. Vai, coso, vai! Harry si dirige verso un tavolo, occupato da... il Fias Fiato di Cane Dodge! Cheat. Harry, che piacere vederti! Silente parlava sempre di te. Eri il suo sacrificino pezzo di carne preferito! Lui è l'amichetto di Silente, dai tempi del primo anno a Hogwarts. Lo conosceva meglio di tutti. Più a lungo di tutti, famo, dai. A parte Aberforth, però vabbè. E chi è? Il fratello più piccolo. E mo Silente c'ha un fratello. Eh sì, ma non ne parlano mai. Non crucia mai nessuno Aberforth, porello. Ma guarda, Silente s'era scordato di dirmelo. Tutti st'anni che Harry conosce Silente e non gli aveva mai parlato di lui, della sua famiglia. Silente non si è mai confidato con Harry. Ed Harry somatizza tantissimo. E da sorella? Lo sapevi? Zia Muriel! Ah, vedi, c'è pure lei! E meno male, perché se tagliano pure lei, potevano far meno di mettere matrimonio. Tranquillo, caro. Ci penserà il nuovo libro di Rita Skeeter a fare l'humus sulla questione. Si dice che abbia avuto accesso a informazioni da chi ha visto da vicino la vicenda di Silente. Ma che vicenda? E chi l'ha vista sta vicenda? Da vicino a vicina. Batilda Bat. E chi cazzo è? Quella che ha scritto Storia della Magia! Ma non ci vai a scuola, ragazzi? Non più, guarda... Ma ha venduto Silente! Una traditrice! No! Dodge dice che è stata Rita infame ad approfittarsi di una povera vecchina! È tipo più vecchia di Silente, che superava i 100! Ma quanto cazzo campano sti maghi? Te credo che vanno in pensione a 80 anni? E i giovani emigrano tutti a Doomstrang! Come si... è andata a disturbarla nella sua casa Godric's Hollow! Godric's Hollow! Silente abitava là! Se Batilda era vicina... Buon Dio, ragazzo! Mi avevano detto che era intelligente! Vi si trasferirono dopo che il padre di Silente, Percival, fece la bua, ma seria, a 3 babbani! E finì ad Axelban! Il padre di Silente criminale contro i babbani? Già! E a Silente non gli era mai venuto in mente, durante le innumerevoli volte che si sono visti, soprattutto al sesto libro... Oh, ma lo sai che siamo vicini di casa? Paesano! Cosa sapeva Harry di Silente alla fine? Niente! Filtro blu! Ass! Il filtro di quando succedono le cose brutte! Ma torna indietro, ma che filtro blu! Qua parlano pure della sorella di Silente, Ariana, e di sua madre Kendra. Ariana era una maga, no, e Kendra la nascondeva. Non è vero! Era fragile,
ma non una maga no. E zia Muriel sarà stronza e crederà a queste dicerie messe in giro dalla Skeeter. Ma un po' c'ha ragione a sospettare, eh? Perché se era così fragica, fragile, perché non è mai andata al San Mungo? E se non era segregata in casa dalla madre, dalla vergogna d'avere una figlia maga no, perché non usciva mai e nessuno l'ha mai vista? E se non era una maga no, perché non è andata a Hogwarts? E silente e bello tranquilla a studiare e accumulare premi, non è forse vero che se ne è proprio agguamentato le mani? Perché era fragile! Quale sarà la verità? Lo scopriremo a fine film. E invece no, ma lo scoprirai alla fine di sti riassunti, perché te lo dico io. Fatto sta che a un certo punto Kendra morì, uccisa da Ariana, per sfuggire a quella vita di privazioni. Mero all over again! Non è vero! E allora com'è andata? E poi morì pure Ariana in circostanze misteriose. E Aberforth accusò Silente dell'accaduto, dandogli un cazzotto in faccia! Per questo il naso di Silente è sbilenco. È storto anche ora, in due punti. Harry lo nota dal primo libro. E forse anche il motivo per cui non se l'è mai riparato. Sai che la magia che ci voleva Silente? Forse non l'ha fatto perché si sentiva in colpa? No! Cambio scena. Filtro delle cose brutte. Meteorite. No, un Patronus. La lince dei Kingsley. No, un ologramma di Star Wars. Ma è tanto difficile fare i patroni come Dobby comanda. Uno lo vede, non lo capisce che è un Patronus. Una cosa che ha già visto. E i maghi più fighi li fanno pure parlare. L'animaletto che parla. Ah, me coglio. Vabbè, tutto intorno a Genkidama. Felicitazioni, tutte cose. Bacio, bacio. Grazie, grazie. Yeah! Arriva di mangia morte. Pure è morto! Ah, Porello, mi dispiace avergli risposto male allora prima. Il colpo di stato, bus! Per tutti gli ipogrifi cavalli piccioni. E arriva di mangia morte. Portello, il matrimonio non va proprio rose e fleur. La gente si smaterializza. Bella botte! I mangia morte, visto che Harry è visibile, non è polisuccato, ed è la prima cosa che dovrebbero fare a chiapparlo, danno fuoco ai cose. E gli permettono di smaterializzarsi, ma sì! E via! E si ritrovano a Tottenham Court Road! No, Piccadilly Circus, ma che è? Shaftesbury Avenue. Bello che pure nel libro glielo chiedono, no? Dove stavamo? Tottenham Court Road. Qua dicono un'altra via. Così tanto fece, cioè, proprio per fatta in cazzo. Va bene, in bocca una strada più brutta, proprio per farsi rapinare. E te fanno vedere che Hermione era preparata all'evenienza del fugone. I nati babbani sono sempre pronti a tutto. E aveva già fatto i bagagli. Il bagaglio. La borsetta di perline. Oh, bella che avete messa. Incantesimo estensivo irriconoscibile. E quindi Newt Scamander Freebooter. Ma io so vissuto prima di te. Ma come funziona? Ha presentato la borsa di Mary Poppins? E via la compagnia dell'orfanello. Inizia la sua, è il caso di dirlo, magica avventura. Così. The bot, senza senso. Però prima sotto trama comica. E... devono essere i libri. Faccetta d'Ermione per 5-6 secondi. Va. Ma mettici le risate finte a sto punto, no? Che poi almeno nel libro aveva detto che l'aveva divisi per categoria. Mannaggia. Ah, faceva ridere. L'ossessivo compulsività. Ma qui la faccetta basita. Guarda come guarda Harry. Why are we still here? Che c'è, Ermio? Che c'è? Pare che gli hanno ammazzata la puffola davanti agli occhi. Vabbè, dagli de baretto. Non quello della cameriera, però, dell'altro film. Quella l'hanno votata perché aveva visto il giornale e aveva scoperto le cose. Un statuto di segretezza. Colpa tua, Harry. Qua ce n'è un'altra. Guarda come se la spizza, Harry. Vai, Harry, rimorchiate pure questa. Ma comunque, gli volete mettere il mantello a questo? Non vai in giro così, Harry. È nascostissimo dal mantello dell'invisibilità. E invece va al baretto, Harry. Bella, raga. Oh, sorprescelto. Chi mi sta cercando? Voldemort. No, no. Insomma, che famo? Andiamo al paiolo magico? No, Voldemort. Che? Che è successo? Niente, continua. Si è preso il ministero. Ora è il potere tutto slativo. Gli hanno dato pieni poteri. Meglio smaterializzarci in campagna e cercare di avvertire lo occhio Erbio. Improvvisamente, scontro casuale. Ti spacco le corna, bus! Mi oppungo! Sotto trama comica, la cameriera si accorge di niente. Ah! Ma perché? Expulso! Pietrificus totalus!
arriva a babbana. Puzza via babbana. Aspetta, prima me lasci il numero de gufo. I nanetti magici, non più nanetti ormai, prendono possesso del negozio. E i mangiamorte, Roll e Dolo, giacciono a terra fatturati. Che gli famo? L'ammazzamo. Ron, andiamo sul penale, bus. Cancelliamogli la memoria. Vabbè, pensaci del mio. Aspetta, c'è qualcosa qua. Ma che è il fico anni 30? E il pepì ti sei fatta male. Ma che sta? Vabbè, va. Dagli Hermione pensa a Men in Black. Matt in Black. Che poi comunque nel libro c'è un errore. Perché Ron qua dice: io non ho mai fatto l'incantesimo di memoria. E Hermione nemmeno io. Ma l'hai fatto! Ai tuoi genitori! Ma... comunque, come ci hanno trovato? La traccia ancora attiva? No, sparisce a 17 anni, è una legge magica. E lo dicono. Dai che sto film non sta andando così male, sta un po' a risalì, eh? Anzi, sti pezzi è quasi una rivelazione. Un revelio. Sono stupito. Eppure Hermione. Che c'è? Altri mangiamorte? Non abbiamo festeggiato il tuo compleanno, Harry. Non abbiamo festeggiato il tuo compleanno nei film, Harry. E il film mi ricasca. Sto film mi levi Osasu e poi mi lascia cadere. Grimmauld Place, dove non c'è poi entra. Non t'hanno fatto leggi il bigliettino nel quinto film? L'avevo detto io che c'era il buco di trama. Vanno a Grimmauld Place apposta perché è protetta dall'incanto Fidelius de Silente. O meglio era, perché alla sua morte tutti quelli a cui Silente, non Malocchio, Silente ha detto del posto, ecco perché il bigliettino scritto da Silente personalmente era importante. Alla sua morte tutti quelli che sapevano di Grimmauld Place diventano custodi segreti a loro volta. Uno può dire vabbè è uguale, sì ok, ma è anche la base sul perché Voldemort è riuscito a uccidere i Potter, porco James. Che solo il custode te lo può dire, non un altro che lo sa. Se il custode è vivo, solo il custode te lo può dire. Dove sta il posto, come entrarci? Infatti c'hanno paura giusto de Piton, che sa come entrare. Però di che no, ma io dice, ma che ne so, che hanno messo delle trappole contro di lui. Quindi proviamoci. E dai, sembra tutto a posto. E invece no! Un silente fantasma che schioppa. Puffede! Bella difesa, wow! Te fa cagare sotto e basta, che è? In teoria il fantasma dice pure Severus Piton con la voce de Malocchio. Infatti Hermione la riconosce come una trappola de Malocchio. E in più te fa pure una fattura a langue lingua che Malocchio ha messo per Piton, appunto. Ma loro non so Piton, quindi... Piton, maledetto. E questa maledizione dovrebbe impedire a Piton di rivelare la posizione dell'ex base dell'ordine, cioè Grimmauld Place. Ex base, perché ora la base dell'ordine è la Tana. Se non lo dice per questo motivo, Piton. Vabbè, tutto a posto. Se ci avevano giocato, già ci avevano giocato. Transizione. Ecco il pezzo de Voldy che sbrocca Ollivander. Però al posto di Harry che sente che Voldy sbrocca per il fallimento dei 5 secondi fa del baretto e punisce Rowling e Dolow. Devo andare, game, scappa la visione. Harry Silente voleva che chiudessi la mente, ti ricordi il quinto film? Il mio è dai. Voldemort punisce Rowling e Dolow. O meglio, li fa punire a Draco. Capito? Lo costringe a torturare le persone con la maledizione Crociatus. Lascia perdere, poro Draco. Per questo gli dico che Draco devi pure capire. E infatti Harry lo capisce e gli dispiace. Stanno sempre indietro che le visioni, ma vabbè, l'hanno messo quello d'Ollivander, almeno questo. Hermione e Ron dormono quasi mano nella mano, zunderissimi. E Harry si sente il terzo incomodo. Sta lì a reggere il Lumos, quindi se ne va a reggere il Lumos per le scale fino a trovare la stanza di Sirius, quando era adolescente. All'età sua di ora? Empatia, portami via proprio qua, Harry. La stanza è già stata perquisita da qualcuno, come tutta la casa. Magari per trovare informazioni sull'ordine o su Harry Potter. Sì, proprio per questa è stata perquisita. Sirius in questo era bravo, perché la famiglia Black di colore era serpe verde fragica, tutta roba verde argento per casa. Ma la camera di Sirius invece è tappezzata di striscioni rosso e oro Grifondoro, per sottolineare il suo distacco dal resto della famiglia. Qua, insomma, ma vabbè, qua ci stanno, boh, ma che so, scheletri dei draghi piperne. Bah, c'è i poster delle babbane in bikini, Sirius. N'ha capito, ferme così. Qua trovo un libro, fine. Ma che? Sì, ok, il libro è di Batilda Bat, quindi un po' c'entra. Ma fai vedere le cose belle di Harry Potter. Qui Harry trova una lettera. Indovina di chi? Della mammina di Lily, scudo umano Potter. E una foto di un Harry Potter piccino a un anno su una scopa giocattolo. Che era un regalo di Sirius. Nella lettera, Lily dice un mare di cose vitali. Primo, che si è presa un tè con la vicina Batilda Bat. Quindi pure i Potter, oltre ai Silente, conoscevano Batilda.
Secondo, che Silente si è fregato il mantello ben fatte vedete James. No, no, gli ha spedito James, qua vada Zon. Quello che qualcuno poi ridarà a Harry nel primissimo film. Ma che gli servirà il mantello? Come disse Silente sempre al primissimo film, quando ciocca Harry davanti allo specchio e Tazzak Acid non esce. Non mi serve un mantello per diventare invisibile. Man down, where you from? I mantelli, anacronistici orpelli. Terzo, che Lily non poteva credere alle voci che giravano su Silente. È tutta una macchina del fango, del mad, una macchina del madblood. Ma quali voci? Che Silente era un... fine. La parte finale della lettera è strappata. Qualcuno si è fregato proprio quel pezzo. Perché? Che ci fossero rivelazioni importanti su Silente? Sì, proprio per quello, proprio per Silente è stato fregata. E Harry gli pia bene. Perché cazzo, una lettera dalla madre? No, è super. Oh, che bello! A Warner, ti piacciono tanto sti pezzetti? Poi ti fa pure il pezzo Il pensiero corre alla madre, che piace tanto alle famiglie. Niente. Harry, oddio, è sparito, oddio, sono rubato. Sto qua. Dove vai senza avvertisce, tacci tua? Si mettono a girare tutti e trovano anche la camera di Regulus, il fratellino venuto un po' così di Sirius. No, porello. Oh, chiudemola dentro. Run! Non scherzo, quanto sono suscettibili nati babbani. Ma fatte una risata, che domani te svegliava data. Anche la stanza di Regulus è stata perquisita. E al contrario del fratello che rinnegava i Serpeverde, lui rimarcava la sua appartenenza rettilina, così come alla sua famiglia. Infatti in camera sua si legge anche il motto della famiglia Black. Sì, c'hanno i motti e c'hanno pure gli stemmi. Tujur pur. Ah, non sapevo che Gigi D'Agostino fosse Black. Ma anche se era Serpeverde, Regulus era bravo uguale. Si unì e mangia merda e mangia morte da giovane, sì. Ma poi cambiò idea. Regulus Arcturus Black. R-A-B. Rab. Quello del medaglione fake, madre in Doomstrang. Torna tutto. Per questo è riuscito a prendere quello vero, grazie alla sua vicinanza a Voldemort. Piccola curiosità, era pure un cercatore dei Quinfritz. Come Harry, Regulus è un po' infatti il precursore del raccoglitore dei Horcrux. Un Harry 1.0, che però non gliel'ha fatta. Rileggono il biglietto. T'ho beccato. Forse c'è crepo. Ma t'ho beccato. Ma siamo proprio sicuri che l'ha beccato? Dovremmo trovare la collana vera e vedere se è spaccata. E qui te potrei dire che il medaglione vero l'avevano già trovato al quinto film, quando hanno fatto vedere le pulizie per rendere Grimmul Place un posto vivibile. E l'avevano buttato. Hanno pure tradotto erroneamente nei libri. Nella traduzione dicono di trovare un vecchio lucchetto, però non sapevano che poi era importante. E qua loro fanno proprio: ma l'avevo già visto, ce l'avevo in mano! E tra l'altro pure qua, ma se ce l'avevi in mano, visto che te sei il... e non te sei accorto che qualcosa non andava toccandolo? Come poi succederà in sto film? Vabbè va. Ma poi l'hanno buttato. Ma che cazzo butti i medaglioni d'oro? Lascia perdere che è Horcrux. Ma è d'oro con lo stemma di Salazar. Ma sta buono. Ma poi Molly piagni miseria, perché è Molly che gestisce le pulizie a Grimmul Place al quinto libro. Ma butti i medaglioni d'oro, ma io lo so. E appunto qua si ricordano dei Creecher, che è disposofobico, non butta niente, meno male che c'è lui. Perché lui si fregava la roba che buttavano. I cimeli, i miei tesori. E lo chiamano. Qua invece, a caso proprio, tensione. Oddio, chi è? Creecher. Piano, Harry, piano. Che piacere averla qui, patrone. A insozzare la casa della mia signora, coi traditori del loro sangue e le sporche Madblood. Non sono babbarista, ma Creecher. Vabbè, che vuoi? Avevamo buttato sto medaglione, ma non è che te lo sei inguattato tu? Sì. Oh, bravo Grish. Dove sta? Puffede. Puffede? L'hanno rubato, insieme a tutto il resto della roba. E chi l'ha rubato? Mundungus. E lo vedi che è importante Mundungus? Per la morte di Malocchio, e quindi anche di Edwige, e per la trama qua. Si è fregato la roba dai tempi del quinto libro. E Harry l'ha appiccicata al muro. Qua scopri che Creecher, porellino, voleva un sacco beh a Regulus. Era un po' l'erfo di Regulus, se può dire. E qui come al solito te la fanno brevissima. Mi ha ordinato di distruggerlo. Ma te la dico io tutta la storia, che è spettacolare. Spieghino numero... lasciamo stare i numeri, perché... la storia di Regulus e Creecher. Come detto, Regulus seguì Voldemort
Voldemort perché affascinato dagli ideali di comandare sui babbani. Ora che ci ha messo un po' come Silente con Grindelwald, vabbè, ma era molto giovane. A 16 anni Regulus si unì a Mangiamorte e da un certo punto a Voldemort serviva un elfo domestico. Regulus subito: prenda il mio, che onore! E Voldemort portò Creecher in una certa grotta e gli fece bere una certa pozioncina. Poi mise un certo medaglione nella ciotola, lo riempì di pozione e... ciao! Come ciao? Lasciò Creecher lì. Hermione subito: Hermione attivista, elfista, vegana, babbanista, ricordamolo, ha fondato il Crepa. Dopo la bevutina, stranamente aveva ancora sete ed andò a bere al lago. Ma chi c'è stava dentro il lago? Gli sceneggiatori di sti film, ti ricordi, sì? E blubbene sott'acqua insieme a Creecher. E come sei tornato? Padron Regulus mi ha chiamato. Sì, ma come sei tornato? No, non ho capito. Non ci si può smaterializzare in qua caverna! Se no te pare che facciamo il pedaccio di sangue e Bloodborne! Ma la magia degli elfi è diversa da quella degli umani. Infatti loro possono smaterializzarsi pure a Hogwarts. Per fare tutte le faccendine, no? Per spicciare il castello. E Voldemort veramente non ci ha pensato. Sì. Perché su ste cosette è un po' scemino, entusiasta! Schifa l'elfi e tutti l'altri, a parte i maghi puri. Non li reputava meritevoli d'attenzione o in grado di fare niente contro di lui, quando cazzo vanno, peccio corane. Ha questo difetto di sottovalutare la gente o quello che a lui non interessa. Infatti Creecher ci porterà Regulus in quella grotta e Regulus, piccolo angelo, voleva bene a Creecher. E beve lui la pozione, non la fa ribere a Creecher, al suo elfo domestico. Hermione subito: ah, membro onorario del Crepa! Dopodiché scambia i medaglioni e muore fregato dagli inferi. Quindi uno di questi poteva essere Regulus, ora che ci penso. Magari l'hanno messo come stereghino? Sì, ma de che? Riescano a scrivere a malapena una trama plausibile. E Creecher quindi ha provato a distruggerlo come ultime volontà di Regulus, ma non gliel'ha fatta. E si è punito. Ha riprovato. E si è ripunito. Ha punito il medaglione e ha provato a distruggersi. No, aspetta, ma niente. Quindi l'Horcrux è ancora intatto. Regulus non è riuscito a distruggerlo, ma solo a fregasselo. T'ho fregato, mica t'ho distrutto. Allora Harry, grazie a Hermione che gli spiega che questo succede a trattare de merda gli elfi domestici come Sirius, o a sottovalutarli come Voldemort. Perché Sirius è morto? Sì, per colpa di Creecher, se ti ricordi come t'ho detto che ha mentito. Non c'è nessuno qua, gna gna. E Harry lo odia per questo a Creecher, eh? Ma è colpa di Sirius. Gli elfi sono stagisti schiavi, sono fedeli a chi gli vuole bene, alla famiglia e a chi gli dai voucher. E Bellatrix è Narcissa, so Black puro sangue, vuoi che non gli dica le cose? È nella sua natura. Sirius aveva un sacco di pregi, mo parliamo sul serio, oppure James aveva un sacco di pregi, io lo pio per culo, faccio i memini, ma devi essere onesto e dillo, pure difetti, come il fatto di essere bullettini a scuola o aver trattato de merda Creecher. Ma perché Sirius trattava de merda Creecher? Perché gli ricordava la sua famiglia che lui odiava, quindi odiava pure lui. Ma più se la con Erfo non se fa. Harry è meglio di Sirius o James, perché non bullizza Drago come James con Piton e non tratta male Creecher come Sirius con lui. E chiede a Creecher di trovare Mundungus, perché ci serve il medaglione. Finiremo il lavoro del tuo padrone. Ora Creecher, questo è un ordine, perché mo, come tutte le eredità di Sirius, si è passata a me. Ma dopo tutto quello che ha fatto Mundungus, ha rubato tutti i tesori della famiglia. T'ha pure preso per culo quando dicevi no! Tu devi trovare Mundungus o vuoi trovare Mundungus? Tattica Silente acquisita. E Harry gli regala pure il medaglione fake. Tanto serve a niente. Il ricordo di Regulus. Grande mossa Harry. E Creecher cappottatissimo, piagne de gioie e tutte cose. E vorrà bene pure Harry. Se l'ha comprato, bastava poco. Capito gli elfi, piccoli angeli. C'ha ragione Erbione, viva il Crepa. Qua? No. How could this happen to me? Fine spieghino. E fine parte 2. Che cazzo, ma approfondiscimi un pochetto Creecher. Ma soprattutto la storia di Regulus. Non c'è scuse film. Tu film da 2 ore e mezza all'uno. Potevi fare capitolo per capitolo, cambiando qualcosa, perché non è che lo voglio uguale. Poi invece le licenze. E io ogni tanto quando ho fatto le licenze belle t'ho pure detto bravo. Ma no, che non c'è tempo, sto Horcrux. Vabbè, Regulus era bravo. Fine. Alla prossima settimana.